Vi ringrazio dell'invito, è molto sano vedere questa sala così piena. Questa è la democrazia, discutere pacatamente tra le ragioni di un'opinione e le ragioni di un'altra. Sono molto lieto di farla con Vittorio Angiolino, al quale mi unisce una militanza politica e che stimo molto come intellettuale. Non solo come docente, ma anche per aver preso posizione in battaglie civili fondamentali del nostro paese, da giurista, battaglie sui diritti personali di ognuno di noi. Vi propongo cinque domande alle quali darò risposte, al termine dell'esito delle quali avrò completato il ragionamento che mi porta a dire che si debba votare sì. La prima questione è: si può cambiare la Costituzione? O meglio, i padri costituenti che quasi 70 anni fa ci consegnarono questo prezioso testo diviso in parti, che cosa pensavano del possibile cambiamento della Carta Costituzionale? Mi aiuta in questo un discorso fatto da Meuccio Ruini, presidente di una delle sottocommissioni che scrisse la Costituzione, all'Assemblea Costituente. Disse Ruini che la Carta Costituzionale è un testo che si verrà completando e adattando alle esigenze dell'esperienza storica. Abbiamo consentito un processo di revisione, si riferisce al fatto che avevano inserito l'articolo 138 che appunto prevede le modalità con cui il Parlamento può procedere ad una revisione del contenuto della Carta, che richiede meditata riflessione, ma che nulla cristallizza in una statica immobilità. Vi è modo di modificare e di correggere con sufficiente libertà di movimento. E così avverrà. E così avverrà, dice già Ruini. Ruini predice che la modifica del contesto sociale e culturale nel quale si cala e si deve calare l'insieme delle norme che una comunità si dà per la convivenza verrà modificato. La Costituzione, dice Ruini, sarà gradualmente perfezionata e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi, parla della sua generazione, quella dei padri costituenti, e i nostri figli, rimedieremo alle lacune e ai difetti. E quindi lui stesso è cosciente, come lo erano tutti i membri dell'Assemblea Costituente, coloro che la scrissero, diciamo, all'interno di quell'Assemblea, erano coscienti dei limiti che esistono e sono inevitabili. Difetti ve ne sono, vi sono lacune e più ancora esuberanze, vi sono incertezze in dati punti. Noi, prima di tutti, ne riconosciamo le imperfezioni. E un altro padre della Costituzione, peraltro anche per molti di noi, immagino, un punto di riferimento dell'esperienza e dei valori della lotta partigiana. Piero Calamandrei scriveva e diceva ai colleghi dell'Assemblea Costituente: indubbiamente nel progetto di Costituzione vi è una parte positiva, ma è inutile che io vi parli di essa. E sta parlando della parte dei principi fondamentali. Vi è però la parte negativa, quella in cui i partiti non sono riusciti a trovarsi d'accordo con sincerità nella sostanza, ed è questa la parte che secondo me pecca di genericità, di oscurità, di sottintesi, e conclude: noi avevamo sostenuto durante la discussione alla seconda sottocommissione qualche cosa che somigliasse, questa era la sua idea, peraltro ripresa da un celebre leader della sinistra italiana contemporanea, che somigliasse ad una repubblica presidenziale, o perlomeno ad un governo presidenziale, in cui si riuscisse con appositi espedienti costituzionali a rendere più stabili e più durature le coalizioni, fondandole sull'approvazione di un programma particolareggiato sul quale possono realmente accordarsi in anticipo i vari partiti coalizzati. Ma di questo, che è il fondamentale problema della democrazia, dice Calamandrei, cioè il problema della stabilità del governo nel progetto, non c'è quasi nulla. Allora, alla domanda se la carta possa essere modificata, domanda che ovviamente chi la segue non ha dubbi che la si possa modificare, non c'è solo la risposta, ovvio che la si può modificare, ma che addirittura i padri costituenti, alcuni di coloro che sono stati per noi nel corso della storia repubblicana punti di riferimento per lo spessore di cultura democratica inscritto nella Carta Costituzionale, già sanno che la carta ha dei limiti. E addirittura Calamandrei, basandosi sulle esperienze anche di altri importanti
storie della democrazia istituzionale parlamentare non italiane, sa che rimane nella carta un tema che negli anni della Repubblica verrà a galla e verrà dibattuto, che è uno dei temi che riguarda anche il referendum costituzionale, il problema delle stabilità dei governi. E perché noi abbiamo voluto dunque intraprendere il cammino del cambiamento della seconda parte della Carta Costituzionale? Intanto perché non siamo i primi a farlo. Non lo siamo soprattutto nella storia della sinistra italiana o del cattolicesimo democratico italiano e anche delle forze laiche italiane, delle forze di progresso, delle forze che più hanno avuto costantemente a cuore la qualità della democrazia italiana, non solo per se stessi, non solo per i partiti in cui militavano, ma per i loro figli e nipoti, per il successo e la continuazione della salute della democrazia. Noi abbiamo proposto un cambiamento perché l'analisi degli ultimi decenni di vita repubblicana italiana, non solo quelli che conosciamo più recentemente, non solo Berlusconi, Prodi o Renzi, ma anche andando indietro, mostrano problemi, patologie della nostra democrazia che riguardano la qualità della vita di tutti noi, dalla qualità materiale della vita, dai problemi economici e sociali degli italiani, ai problemi di quanto siamo considerati in Europa e nel mondo, che in parte certo riguardano le colpe, le scelte, gli errori, la corruzione di una parte della classe politica della storia repubblicana, di una parte dei partiti della storia repubblicana o di personaggi o di leader o di scelte dentro quei partiti e dentro i governi, le scelte, il merito, il contenuto delle scelte della storia repubblicana di questo paese. Ma una parte dei problemi di questo paese dipende dalla struttura delle istituzioni democratiche, dalla struttura del percorso decisionale, legislativo e di governo. Allora mi si potrebbe dire, tu vuoi cambiare la natura del rapporto tra i tre poteri fondamentali della Repubblica, esecutivo, legislativo e giudiziario? No, niente affatto. Nella proposta di cambiamento che facciamo noi rimane intatta l'autonomia e la sfera di competenza dei tre poteri. Allora vuoi cambiare la forma del governo? Tu vuoi uscire dal governo di natura parlamentare che i costituenti hanno iscritto e che, come vedete, alcuni di loro volevano cambiare, come sostiene Calamandrei o come ha sostenuto nel corso della bicamerale e ha scritto per anni Massimo D'Alema e come ha detto poche settimane fa Massimo D'Alema, che sarebbe stata meglio approvare la riforma di Berlusconi, cioè il premierato, cioè un presidente del Consiglio che assomma in sé poteri esecutivi, ma anche un potere sul Parlamento, il potere di sciogliere le Camere o di nominare e revocare i ministri. No, noi ci siamo concentrati su 5 o 6 aspetti fondamentali. Primo, la forma del bicameralismo paritario. Cioè noi abbiamo una Repubblica che ha un'istituzione parlamentare fondata su due rami del Parlamento che svolgono le medesime funzioni, come recita, come si sa ormai per via delle molte battute che si sono fatte, brevemente l'articolo 70 della Costituzione. Non hanno composizione identica. Non ce l'hanno innanzitutto perché l'età di elettorato attivo nei confronti del Senato deve essere superiore ai 25 anni e quindi la platea elettorale del Senato è leggermente diversa da quella della Camera, essendo che alla Camera si vota a 18 anni. E non lo è anche per la natura con cui il Senato è descritto in Costituzione, il primo comma dell'articolo 57, che ci dice che il Senato è eletto su base regionale, cosa che ha causato, soprattutto nell'applicazione di leggi elettorali maggioritarie, il fatto, conclamato e sotto gli occhi di tutti voi, che negli ultimi 20 anni sicuramente le maggioranze che si venivano costituendo alla Camera e al Senato non erano sempre omogenee e sono state causa di instabilità. Questo per effetto dei modelli elettorali applicati, ma anche perché quei modelli elettorali applicati ad un Senato che così veniva, la cui struttura veniva così descritta in Costituzione, producevano maggioranze, nell'ultimo caso della legge Porcellum, producevano premi maggioritari per ognuna delle regioni, costituendo maggioranze che sono quelle che hanno portato i governi Prodi a essere deboli. Tutti voi ricorderete le scene della compianta senatrice a vita Rita Levi-Montalcini che con le stampelle sorregge il governo Prodi, che al Senato aveva 3 senatori di maggioranza. Però ricorderete anche scene meno edificanti del cosiddetto commercio di senatori di cui è stato accusato
con inchiesta della magistratura il presidente Berlusconi perché anch'esso aveva problemi di maggioranze senatoriali. Noi abbiamo proposto e abbiamo approvato e votato in Parlamento con una maggioranza media del 57%. Lo dico perché è un testo di riforma costituzionale che non è frutto di un solo partito, con un percorso che è durato 2 anni, con 122 emendamenti approvati, circa 50 ordinari di diritto costituzionale auditi, centinaia di ore di discussione. Abbiamo approvato un testo che prevede un cambiamento radicale della natura, della struttura elettiva del Senato e del suo ruolo. Si esce dal bicameralismo paritario. Rimane una Camera dei Deputati con 630 deputati, eletti oggi, se fosse domani mattina, con l'Italicum, legge elettorale che è stata approvata, e un Senato della Repubblica, rappresentativo delle istituzioni territoriali, che avrà una composizione di 95 senatori, di cui 74 consiglieri regionali e 21 sindaci, uno per regione. Le rappresentanze saranno consiglieri regionali, rappresentativi proporzionalmente delle maggioranze e delle minoranze in seno al Consiglio regionale, indicati dagli elettori che votano per le regionali. Come saranno indicati? Dov'è la legge? In genere mi chiedono. Non c'è ancora la legge perché la materia del cambiamento del modello elettivo del Senato è materia di riforma del testo costituzionale quando. E se, come io mi auguro, anzi sono certo, il testo costituzionale nuovo verrà approvato dal referendum popolare, faremo in Parlamento la legge ordinaria di principio a cui gli statuti regionali si atterranno per la scelta dei consiglieri, 74 consiglieri regionali che potranno rappresentare le regioni nel Senato della Repubblica. E che cosa farà questo Senato della Repubblica? Parentesi. Ci sono altri esempi, potreste chiedermi, di senati in Europa che hanno una natura elettiva non diretta da parte degli elettori e hanno un ruolo diverso dalla Camera? C'è un esempio non uguale, cioè un esempio che lontanamente potrebbe ricordare il modello, diciamo così, italiano che è iscritto nella riforma, che è il Bundesrat tedesco, che è diverso dal Senato che noi abbiamo scritto. È un senato di rappresentanza dei governi delle regioni tedesche, dei Länder tedeschi per essere più corretti, quindi rappresenta le maggioranze. Su questo punto di un senato che avrebbe rappresentato le maggioranze, a parte che diciamo, nella tradizione della sinistra porto sempre dietro questo libro di Massimo D'Alema del 97 perché è molto istruttivo e secondo me molto utile per le ragioni del sì, lui parla del perché non si possa fare in Italia un Senato federale alla tedesca, ma la mia personale opinione è che le rimostranze che abbiamo avuto in Parlamento, in particolare dai partiti del centrodestra, di Forza Italia, è che non andava bene avere una Camera di un colore e la possibilità che regioni governate tutte dal partito del medesimo colore che aveva vinto la Camera potessero creare due Camere, diciamo così, monocromatiche. Concludo sul Senato. Il Senato che ruolo legislativo avrà? Allora, ci saranno 5 famiglie di materie, le leggi elettorali, le leggi referendarie, le leggi di ordinamento degli enti locali, le leggi di approvazione dei trattati europei, elettorali, referendari, ordinamento degli enti locali, approvazione dei trattati europei, sai che mi sono dimenticato? Vabbè, 5, adesso in questo momento mi dimentico, per le quali il trattamento di approvazione delle leggi sarà come adesso, bicamerale. Se si vuole modificare una legge elettorale, se si vuole fare una legge sull'ordinamento degli enti locali, se si deve ratificare, approvare un trattato europeo, se si deve fare una legge che riguarda il referendum, l'andamento sarà bicamerale. Per la restante massa delle leggi approvate, il trattamento sarà differenziato rispetto ad oggi. Le leggi inizieranno alla Camera, il Senato avrà 10 più 30 giorni, 15 più 30 giorni, diciamo 45 giorni per esprimere, se lo vorrà, un parere alla Camera su quella legge, contrario, di proposta di modifica di emendamenti. La Camera, a seconda del tipo di legge, o con maggioranza semplice o con maggioranza assoluta, deciderà se approvare o bocciare le richieste provenienti dal Senato. La critica che ci è stata fatta su questo articolo, che è il punto essenziale del nuovo modello di produzione delle leggi nel nostro paese, e vabbè, ma avete lasciato un sacco di leggi bicamerali, durerà comunque un sacco di tempo la produzione legislativa. Nel corso di questa legislatura sono state approvate 267 leggi.
Sapete quante leggi ricadrebbe, ed è una legislatura nella quale abbiamo trattato di leggi costituzionali, di leggi elettorali, di leggi referendarie, di leggi di ordinamento degli enti locali, ecco siamo a 5, e di leggi di approvazione di trattati europei. Abbiamo parlato molto di questi argomenti. Su 267 leggi, il 97,5%, non è un calcolo mio ma dell'ufficio studi della Camera, sarebbe passato con il sistema semplificato. 7 leggi, cioè il 2,5%, sarebbe passato con l'attuale metodo bicamerale. E che cosa vuol dire nei tempi? Abbiamo fatto fare uno studio sui tempi di approvazione delle leggi italiane dall'Ufficio Studi del Senato. Nella 16ª legislatura, la scorsa, ma potrei leggervi anche quella degli anni scorsi, il tempo medio di approvazione per un ramo del Parlamento, la Camera, era 306 giorni per le leggi di iniziativa parlamentare, 49 giorni per le leggi di iniziativa governativa, dovete considerare che per quelle di iniziativa governativa si considerano anche i decreti legge, e 249 al Senato. Quale sarà la tempistica del 97,5% delle leggi che abbiamo approvato in questa legislatura? Quale sarebbe all'indomani della riforma? Il tempo di approvarla con una maggioranza stabile alla Camera, 306 è stato l'iter partendo dalla Camera, meglio della scorsa legislatura, oggi una legge alla Camera può essere approvata in 90 giorni. 45 giorni per avere il parere del Senato, siamo a 135 giorni, 4 mesi e mezzo, e poi il voto della Camera, aggiungeteci 60, aggiungeteci 90 giorni, siamo a, secondo me, noi siamo a 180-190 giorni, tipo 6 mesi. Beh, ma dice, mi è stato detto tante volte, ma quando le maggioranze vogliono approvano in 20 giorni, fanno sempre l'esempio del lodo Alfano. È vero, sul lodo Alfano Berlusconi al Senato trovò alleanza anche con voti che non appartenevano al suo partito, ma è un'eccezione. Noi abbiamo 19 provvedimenti di modifica del codice penale, peraltro uno che mi viene sempre richiesto in tutte le iniziative in cui parlo di sicurezza, che serve a rendere più certa la pena. Abbiamo innalzato le pene minime per alcuni reati particolarmente odiosi, di cui si parla sempre sulle televisioni, di cui giustamente i cittadini mi parlano sempre, penso ai furti negli appartamenti, i reati di tipo predatorio per strada, i furti negli esercizi commerciali, le rapine in casa. Abbiamo alzato, elevato la minima pena a 4 anni in modo che la probabilità che il giudice cautelare esprima per quel reato, se colto in flagrante o comunque ritrovato dalle forze dell'ordine, la necessità dell'arresto, perché la pena minima prevista è superiore a tutti gli sconti. Quella modifica, come altre 18 del codice penale, è ferma al Senato. È ferma al Senato. Perché, nonostante tutta la nostra buona volontà, col modello di rapporto tra Senato e Camera, numerico, qualitativo, legato alla legge elettorale e non solo, noi abbiamo, come i nostri 3 precedenti, 4 precedenti governi, abbiamo difficoltà su alcune leggi, sia nella lunghezza, ma anche nella qualità della legge, anche nel merito, se tu in un'altra Camera non hai una maggioranza stabile. Vado avanti per concludere, per lasciare giustamente la parola al professor Angiolini. E gli altri due aspetti fondamentali che vi voglio citare, uno è quello del rapporto tra lo Stato e le regioni e uno è un aspetto di cui non si parla mai. E vi parlo prima di questo secondo aspetto. Ovviamente poi posso tornare su tutti rispetto alle domande, ma per concludere. Noi abbiamo aumentato di molto rispetto ai costituenti la possibilità di controllo popolare e democratico sulle funzioni legislative e di governo. Le abbiamo aumentate. Abbiamo ridotto la distanza, nel testo se verrà approvato, tra i cittadini e la casta. Che cosa sta dicendo Fiano? Si inventa le cose? Vediamo, facciamo l'elenco. Primo, il Presidente della Repubblica è il primo organo per noi legislatori parlamentari di controllo e bilanciamento dei poteri legislativi e anche di governo. E infatti noi quando approviamo una legge la inviamo al Presidente della Repubblica che vaglia, fa il primo vaglio di natura costituzionale, perché se secondo lui la legge ha già al suo primo vaglio dei difetti di costituzionalità, la rinvia alle Camere, così recita la Costituzione, è un potere fondamentale. Dunque il Presidente della Repubblica è arbitro, deve essere terzo rispetto alle maggioranze politiche. Ora noi abbiamo inscritto nel nuovo testo che la soglia minima di elezione del Presidente della Repubblica a Camere riunite, non cambia il metodo di elezione del Presidente della Repubblica,
se non che non ci saranno i rappresentanti regionali, perché avremo un Senato già di rappresentanza delle istituzioni territoriali, la soglia minima sarà 3/5 dei votanti alle elezioni del Presidente della Repubblica, cioè il 60% della somma dei parlamentari. Quanti saranno i parlamentari? Saranno massimo 730. Quanto sarà la maggioranza, perlomeno con l'Italicum, che avrà il governo? La maggioranza che avrà il governo, solo la Camera esprime la fiducia al governo nel nuovo modello, sarà del 54%. 54% contro 60. 54% vuol dire 340 deputati su 630. Ma mi dicono, sì, ma se vengono a votare tutti, però questo veramente mi dice Forza Italia, solo se vengono a votare tutti, è una critica veramente ridicola. L'opposizione, che magari non vorrebbe il Presidente della Repubblica che candidiamo noi per non farcelo eleggere, non partecipa al voto così noi abbiamo la maggioranza più facile. No, la verità è che noi abbiamo elevato la terzietà del Presidente della Repubblica, inserendo un limite, soglia minima di elezione che è più alta del passato. Secondo organo fondamentale della nostra Costituzione di controllo di validità rispetto alla Costituzione delle leggi dello Stato, la Corte Costituzionale. La Corte ha 15 membri, 5 di elezione dell'organo di autogoverno della magistratura, il CSM, 5 di nomina del Presidente della Repubblica, 5 di elezione della Camera. Manteniamo il quorum precedente, verranno eletti 3 dalla Camera, 2 del Senato, personalmente li avrei eletti a Camere Riunite, comunque così hanno voluto i senatori, ma per esempio, siccome ho letto in un libro che sta avendo molto successo in libreria di Marco Travaglio, Le ragioni del no, che il Presidente del Consiglio potrà eleggersi i membri della Corte Costituzionale. Se c'è qualcuno bravo in matematica, mi spieghi questo calcolo. Se ne eleggono 3 alla Camera, ci vuole il 60%, i 3/5, non dei partecipanti, degli aventi diritto, il governo è il 54%. Se qualcuno mi dice come fa il Presidente del Consiglio a eleggersi la Corte Costituzionale, gliene sono grato. Terzo punto di aumento dei poteri di controllo popolare democratico. Noi riformiamo l'istituto del referendum abrogativo, inseriamo il referendum propositivo e aumentiamo la possibilità di approvazione di una legge di iniziativa popolare. Referendum abrogativo, tutti sapete come funziona oggi in Italia. Ci vogliono 500.000 firme validate dalla Corte, dopodiché il referendum, l'esito referendario è valido se il referendum raggiunge la metà più uno degli aventi diritto al voto, altrimenti il referendum è invalidato. Noi aggiungiamo una seconda fattispecie, un referendum che abbia raccolto 800.000 firme, sarà valido, il suo risultato referendario sarà valido se avranno partecipato al voto la metà più uno di coloro che hanno partecipato alle precedenti elezioni politiche. Oggi in Italia la media circa dei partecipanti al voto delle politiche è il 70%, vuol dire che quel referendum sarà valido se avrà partecipato al referendum il 35 più 1 di coloro che hanno partecipato, no, degli aventi diritto al voto in Italia. Guardate, ricordatevela questa cosa, cambierà questo paese, lo cambierà profondamente. È una fattispecie che esiste in altri paesi europei, la facoltà della democrazia diretta di avere una più facile possibilità di abrogare una legge approvata dal Parlamento non è una quisquiglia. Terzo, noi introduciamo il referendum propositivo, sarà normato da una legge ordinaria, peraltro bicamerale, come vi ho detto prima, che la potremo fare dopo che sarà approvato il testo che ha inserito questa nuova fattispecie, quindi anche lì direttamente il popolo, gli elettori, con norme che vedremo, potranno approvare una fattispecie legislativa. Quarto, noi modifichiamo l'assetto delle leggi di iniziativa popolare. Nella storia della Repubblica non è mai stata approvata una legge di iniziativa popolare. Come si svolge oggi la fattispecie? Si raccolgono 50.000 firme, si porta la legge al Parlamento, morta. Noi cambiamo il numero delle firme, lo eleviamo a 150.000 firme, ma il Parlamento avrà l'obbligo di inserire l'inizio della discussione della legge. Anche questo sarà un cambiamento, perché per esperienza personale di questi 10 anni, quando o la maggioranza o la minoranza, ma più facile l'opposizione, prendono a cuore una istanza che viene da fuori, la curano e in Parlamento le opposizioni, tra l'altro come chiedevano sia in Assemblea Costituente sia appunto ai tempi della bicamerale D'Alema, è stato iscritto in Costituzione lo statuto delle opposizioni, cioè le garanzie dei tempi relativi alle opposizioni. Ultimo aspetto inserito su nuove garanzie di controllo e di bilanciamento. La facoltà per la Corte Costituzionale, una nuova facoltà per la Corte Costituzionale, solo per la legge elettorale. Voi sapete che la legge elettorale Porcellum Calderoli è stata
censurata dalla Corte con la sentenza 1/2014, 8 anni e tante dopo la sua approvazione, il che ha voluto dire che la Corte ci ha detto che una legge elettorale che aveva eletto 3 parlamenti, che avevano legiferato negli anni di applicazione di quelle leggi, con maggioranze che avevano legiferato, era una legge incostituzionale. Ora, voi capite il danno, lasciamo stare non solo nella legislatura attuale, ma voi capite il danno, e abbiamo quindi inserito, su istanza di molti, di tutti direi, mi pare forse addirittura all'unanimità, questo emendamento, una nuova facoltà per la legge, il giorno dopo che una legge elettorale viene, solo per le leggi elettorali, è una facoltà che esiste in Francia, non mi risulta che esista in altri paesi europei, viene inserita, viene promulgata, si può portare alla Corte Costituzionale che entro 30 giorni ha l'obbligo di sentenziare circa la sua costituzionalità, e c'è anche una norma transitoria che permetterà di farlo anche per l'attuale legge dell'Italia, come sempre che nel frattempo non intervenga un'altra sentenza. Finisco sul punto dello Stato e delle regioni, ma molto brevemente. Voi sapete che a seguito di una modifica costituzionale approvata dal centro-sinistra, vorrei ricordare peraltro approvata con un voto di maggioranza, visto che qualcuno oggi nel centro-sinistra ci dice che le cose vanno fatte il più larghe possibile, noi l'abbiamo approvato col 57% di maggioranza questa riforma, quella legge istituiva la materia concorrente, quella riforma istituiva la materia concorrente, cioè alcune potestà legislative sono dello Stato, alcune potestà legislative sono delle regioni, alcune potestà legislative sono sovrapposte, ci sono argomenti su cui una potestà legislativa è lo Stato e sullo stesso argomento ma su altre fattispecie le regioni, conservando un margine di ambiguità che ha portato, e credo che ne sappia qualcosa il professor Angiolini, a circa 1600 cause di conflitto di attribuzione presso la Corte, circa su argomenti per i quali più le regioni ma anche lo Stato sosteneva che l'altro aveva legiferato illegittimamente su quella materia. Noi abbiamo separato, abbiamo spostato alcune materie sul centro, sullo Stato, abbiamo tolto, eliminato la materia concorrente, alcune materie sono dello Stato, altre sono delle regioni, non sto qui a dirvi che sia perfetto, non sono certo che abbiamo tagliato con l'accetta ogni possibile margine di ambiguità, ma abbiamo fatto un lavoro di grande ripulitura. Su questo tema, e così poi ho finito, aggiungo una cosa che a me sta a cuore, e sulla quale ho lottato. Noi abbiamo rinforzato il terzo comma dell'articolo 116, cioè abbiamo lavorato per quello che si chiama regionalismo differenziato, ovvero le regioni che sono sotto il profilo dell'amministrazione del bilancio, sono virtuose, in pareggio, in attivo, possono richiedere al Parlamento, che lo deve votare, previa intesa con lo Stato, col Governo, di riprendere, che gli vengano restituite alcune facoltà legislative. Questo significa guardare le regioni del paese come non tutte uguali e quindi verificare la possibilità che l'ordinamento della separazione dei poteri legislativi tra Stato e regioni abbia un andamento differenziato, che premi, dopo che il Parlamento lo ha votato, non è che basta chiederlo, voi sapete che Maroni voleva già chiederlo, premi alcune regioni più virtuose e altre meno. Altrettanto, qualora il governo giudicasse che vi sono leggi promulgate dalle regioni che infrangono la necessaria unitarietà del paese, potrebbe invocare la clausola di supremazia del governo centrale sulle regioni, anch'essa però da sottoporre al voto. Ecco, io ho concluso. Ho cercato di entrare, come avete visto, nel merito delle scelte che abbiamo fatto. Vorrei che voi calaste nella vostra immaginazione le scelte che abbiamo fatto nel quadro parlamentare. Noi abbiamo fatto queste scelte non per primi, non l'ha fatto per primo il governo Matteo Renzi o il segretario Matteo Renzi, perché in questa legislatura, il precedente segretario del PD e gli altri alleati di governo, Pierluigi Bersani, con il Premier Letta e con il Presidente della Repubblica Napolitano, aveva già scelto che questa sarebbe stata la legislatura costituente per una modifica della seconda parte della Costituzione. Avevano insieme costituito in due fasi un comitato di saggi, di 35 saggi, poi sono venuti altri problemi, è venuta la seconda elezione di Giorgio Napolitano in un Parlamento che non era in grado politicamente di eleggere un nuovo Presidente della Repubblica, e Giorgio Napolitano ha dato una spinta fortissima che uscissimo da questa legislatura con un cambiamento della carta fondamentale.
Io ho seguito il lavoro giorno per giorno, sono stato il relatore della riforma, ho seguito per 2 anni giorno per giorno e anche molte notti. Lo dico in totale sincerità. Noi abbiamo lavorato scevri da qualsiasi interesse che non fosse quello di migliorare la vita delle nostre istituzioni, per avere una democrazia più rapida, è vero, ma anche qualitativamente più rispondente al mandato degli elettori, per avere governi più stabili, è vero, ma non per un esercizio quantitativo della durata dei governi, perché quei governi potessero avere nelle loro possibilità 5 anni per realizzare il programma che avevamo promesso agli elettori, a prescindere dal colore di quei governi. Abbiamo lavorato per diminuire il numero dei parlamentari, ma per aumentare la rappresentanza diretta delle regioni in Parlamento. Io ve lo dico in coscienza. Abbiamo lavorato per il bene delle nostre future generazioni, per i miei figli e per i loro figli. Sono molto rispettoso delle opinioni contrarie, soprattutto se sono espresse da persone di grande valore come il professor Angiolini, delle opinioni contrarie a questa riforma, ma non accetto polemiche protestuose che vadano oltre i confini del merito della riforma. Da decenni l'Italia aspetta un cambiamento, è in ritardo rispetto agli altri paesi europei, solo una democrazia che funziona meglio, che riavvicina i cittadini alle istituzioni, che garantisce soluzioni più rapide, potrà riportare in questo paese lo sviluppo insieme alle scelte ovviamente politiche dei governi. E io sono certo che la maggioranza degli italiani questo lo capiscono e lo esprimeranno il giorno del referendum. Vi ringrazio.